Ebbene sì, non c'è halo e quindi possiamo fare quello che ci pare qui a 35 mm, anche metterci per terra e dire soprattutto che Ender's Game è un film del cavolo. Bruttissimo, una produzione americana, Gavin Hood, che 8 anni fa vince il premio Oscar con Il suo nome è Zozzi, fa un film fantascientifico, Asa Butterfield lo utilizza, l'avevamo visto in Hugo Gabriel, l'avevamo visto con il bambino con il pigiama a righe, grande protagonista, in questo film è totalmente sbagliato. Sarà il miglior comandante che abbiamo mai addestrato. Quindi non sono il primo. No. È totalmente sbagliato Harrison Ford e ci fa molto ridere anche Sir Ben Kingsley, che è tutto tatuato, molto maori. Qual è il vero problema? Allora, Gavin Hood è sudafricano e nel suo film d'esordio, nel suo film non d'esordio, quello che vince poi l'Oscar, ci racconta un ragazzo 18enne nelle periferie di Johannesburg, quindi una storia molto dura. Che cosa gli danno dopo 8 anni? Lui è il regista anche di Wolverine, le origini. Dopo 8 anni fa un film fantascientifico con un cast della miseria dove un adolescente combatte i formiconi giganti. Allora, Orson Scott Card è l'autore del libro Il gioco di Ender, un libro che ha avuto un successo planetario, tant'è che è una delle letture ufficiali del corpo della Marina degli Stati Uniti, quindi siccome è stato inserito nelle letture ufficiali dei militari, che cosa pensa Gavin Hood? Di fare un film molto simile, un film militare, far fare ai bambini un qualcosa di molto militare. Ok se ci metti un po' di gioco, non se c'è questo clima serioso con Asa Butterfield, che è Ender Wiggin, l'unica speranza della Terra per sconfiggere questi formiconi giganti, sempre molto serio, c'è questa marcetta che fanno, è un continuo riferimento a Full Metal Jacket, ma non c'è un minimo di ironia. Harrison Ford è l'unico che crede in Ender Wiggin, cioè Asa Butterfield, che l'unico che può salvare la Terra da questi formiconi giganti che già in passato, ovviamente siamo nella fantascienza, che già in passato ci hanno distrutto. E lo fa con il suo ghigno, con il suo sguardo anche un po' troppo anziano. Harrison, sei sicuro che ti va di continuare? Questa è la domanda dopo Ender's Game. Quindi il film non solo è abbastanza noioso e non riusciamo a entrare in empatia con il personaggio di Ender. Ender è colui che vuole vincere nella maniera giusta. Harrison Ford è quello che vuole solamente vincere. Insieme al comandante Maser Rackham, appunto, che è Kingsley, loro vogliono solamente sconfiggere questi formiconi giganti dei quali non abbiamo capito quasi niente. Ci sono delle scene digitali molto belle, è come se Ender entrasse sempre in un videogioco, lo fa attraverso un piccolo topino e rivede la sua vita, rivede la sua famiglia. Comunque Ender è quello che vuole vincere nella maniera giusta. La vecchia civiltà, quindi i nostri politici, sono quelli che vogliono assolutamente vincere. Gavin Hood ci vuole dire questo. Non lo fa nella maniera giusta. Speriamo che il secondo capitolo di Ender's Game non abbia né più Harrison Ford, sia sceneggiato in una maniera migliore. Se vogliamo sopravvivere, avremo bisogno di un nuovo tipo di soldato. E ci sia più il rapporto tra Asa Butterfield, cioè Ender Wiggin, e i formiconi giganti e gli alieni. Ora!